Cari amici, buongiorno, bentornati su Target Fun. È da un po' che avevo in mente di realizzare un bullet feeder multitubo per l'ogive da 9 mm e l'occasione di avere per le mani il bullet dropper della GBO mi ha convinto a mettermi all'opera. Per cui tramite Fusion 360 ho disegnato i vari pezzi che in questo video andremo ad assemblare e provare sulla nostra Peach Lock Pro. Quindi per l'occasione ho disegnato una base, che è quella che va fissata di fatto montata sul bullet dropper, e con degli inserti filettati per il inottone per il serraggio e dei fori su cui andremo a mettere dei pistoncini a molla, vedete, a sfera, che ci permetteranno di far effettuare il movimento rotatorio alla parte superiore serrandola in maniera precisa. Per cui per il montaggio andiamo a mettere dentro tutti e 5 pistoncini. I pistoncini, devo dire, sono fatti abbastanza bene, anche se non sono proprio economici, però direi che ne valsa la pena. Ok, quindi vedete, questa è la parte inferiore su cui andrò a montare la testa, portatubi, sempre stampata in 3D, con un foro leggermente inferiore che andrà a incastrarsi in questi pistoncini. Vedete, in questa maniera, vedete, c'è un po' di molla e quindi con una vite. In questo caso andrò a fissare le due parti in modo che siano a contatto. E vediamo un po'. Ah, perfetto. Vedete, con un bel movimento, quindi rimane proprio un filo di distanza e poi un bel movimento rotatorio. Perfetto, che è quello che volevo ottenere. Quindi andiamo a montare i nostri 5 tubi in acrilico, che sono poi sono gli stessi che usati per le altre basi. Vedete, montiamo sopra la testa e poi andremo a tenere insieme tramite la clip, sempre realizzata in 3D. Ecco. Ecco, vedete, quindi io la mia testa stavolta sarà libera di ruotare in questa maniera, quindi direi che non è male. Su questo andiamo a montare la clip per tenere i tubi alla giusta distanza. Vedete, quindi la posizioniamo prima nel centro e poi andiamo a inserire tutti i tubi. Perfetto, vedete? Così il sistema rimane solidale, molto ben fatto, bello, mi piace. Sopra di questo poi andremo a posizionare il tappo qualora, ecco qua, un tappo qualora non usassimo per un po' le ogive, ed ecco il sistema fatto. Ecco, vedete, quindi questo andrà montato sopra il bullet dropper e poi avrò i miei 5 tubi con il relativo coperchio tenuti insieme dalla clip. Sono tubi da 40 cm, per cui dovrebbero tenere un 100-150 ogive a seconda poi della dimensione. Questo ovviamente è per ogive da 9 mm, quindi andrà bene sia per il 357 che per il 9x21. Quindi adesso andiamo a provarlo sopra la nostra Breech Lock Pro. Ok, completato quindi il nostro bullet feeder, andiamo a montarlo sopra il dropper GBO, ecco qua, in questa maniera, e andiamo a posizionarlo all'interno sulla nostra Breech Lock Pro, come peraltro avevamo fatto già in precedenza. Ok, perfetto. Eccolo qua. Adesso basterà riempirlo di ogive e poi testarlo. Quindi andiamo a riempirlo. Adesso, peraltro, sto usando quelle da 9 mm, per cui ce ne saranno anche in abbondanza, che sono quelle per il 9x21. Ma adesso, giusto per fare una prova. Un po', ecco qua, riempiamo completamente il tubo e andiamo a vedere quante ogive ci stanno e se regge soprattutto il peso di tutta questa roba. Ecco che è quasi pieno, adesso a conti fatti ci stanno 30 palle
per ogni tubo, quindi su 5 tubi 150 palle di queste da 126 grani. Quelle da revolver, diciamo un pochino più lunghe, ovviamente ce ne staranno un po' di meno, però diciamo che tra 100 e 150 palle ci stanno tutte, quindi direi che non è male, considerando anche che sono 5 tubi da 40 cm, ma poi la base, essendo appunto a 5 e non di più, è piuttosto compatta, per cui direi che l'obiettivo è raggiunto. Compatto e capiente, perfetto per caricare per un intero ciclo di ricarica da 100-150 palle, quindi ottimo. Ecco qua, a questo punto ho caricato ben 150 palle più quelle che ci stanno dentro più tutte quelle disponibili dentro al dropper, ovviamente. Una volta terminato, diciamo che possiamo andare a applicare il coperchietto. Voilà. E così abbiamo il nostro bullet feeder completo con la sua clip e il montaggio sulla breech lock. Ok, allora andiamo a caricare un bosso del 357 per fare una prova, perché sono i die che ho questa pressa. Quindi con il nostro sistema custom 3D verrà alimentato e spinto lo spingibosso di custom sullo shape plate in maniera precisa, quindi verrà riformato, passerà alla seconda stazione dove andiamo a svasarlo perché ci servirà poi poter posizionare la palla in terza stazione. Ora vediamo che va a spingere sul ballet dropper, sentite, viene rilasciata la palla e il bosso va avanti per la quarta stazione dove poi verrà crimpato. In questo caso è solo una prova, per cui non ci sarà proprio niente. Però direi che funziona egregiamente. Quindi il dropper riceve le palle dal nostro nuovo bullet feeder, che direi che quindi funziona perfettamente. Andiamo a svuotare interamente il bullet feeder in modo da poter provare un altro tubo. Ok, alzando il bullet feeder, vedete, ho svuotato l'intero tubo. E quindi adesso possiamo passare al prossimo tubo. Quindi terminato il tubo, si può ovviamente girare, tac, per caricare un nuovo tubo. Poi alzando il dropper faremo uscire tutte le ogive e vediamo se passando, diciamo che abbiamo terminato un altro tubo, quindi potremo girare un'altra volta. E via così fino all'esaurimento del nostro feeder. Vedete, quindi io ogni giro di tubo, vedete un bel movimento fluido dovuto ai pistoncini a molla, e caricherò di volta in volta il mio tubo. In effetti qua l'unica seccatura è inserire tutte le ogive dalla parte giusta, quindi devo inventarci qualcos'altro magari anche prima di realizzare il bullet feeder, quello automatico intendo. Ok, quindi in conclusione possiamo dire che siamo riusciti a realizzare un bullet feeder a 5 tubi da 100-150 palle per il nostro dropper GBO con un bel movimento fluido tramite i pistoncini a sfera che abbiamo montato e dei tubi in plastica da 40 cm. L'ingombro complessivo è abbastanza compatto, per cui direi che abbiamo raggiunto lo scopo e sono soddisfatto anche di questo lavoro. Quindi grazie a tutti e alla prossima.